Ha le idee molto chiare, Alice Sabatini, Miss Italia 2015, su come deve essere il suo uomo ideale. In un'intervista rilasciata al settimanale di Donna, Alice Sabatini fa un identikit ben preciso. Deve essere alto, scuro di occhi e capelli, deve essere sportivo e muscoloso e soprattutto in un uomo guardo, prima di ogni altra cosa, i piedi. Questa è la sua unica e vera e propria ossessione, come ha confessato alla rivista. Odio essere anche solo sfiorata da un uomo con i piedi brutti, magari con un dito più lungo dell'alluce, o una vera e propria repulsione per unghie rotte o annerite e calli. Sarà che sono stata fidanzata con due calciatori che avevano sempre i piedi rovinati. Il mio ultimo ragazzo aveva sempre l'alluce distrutto, spesso gli cadeva l'unghia. Che schifo! Non usa mezzi termini, Alice Sabatini, Miss Italia 2015, che dopo l'esternazione sui piedi dei calciatori ha confessato di stare vivendo una storia parecchio complessa e di essere singola a metà. Oggi gli uomini sono meno virili e spesso tendono a non fare la prima mossa. Bisogna essere svegli per capire che interessa un ragazzo, anche se io non sono una che si butta facilmente in una relazione. Non mi piacciono i flirt, sono una ragazza da storie serie. Insomma, Alice Sabatini ha le idee molto chiare, gli uomini sono avvisati.